Uno scroscio di applausi ha suggellato un altro successo portato sul palco del Teatro Fenaroli al termine della tournée estiva nelle piazze dai 10 attori della Compagnia dell'Aquilone dell'Anfas di Lanciano. Dopo il malato immaginario di Molière, questa volta la compagnia teatrale ha portato in scena Romeo e Giulietta di William Shakespeare, trasformando l'impossibile storia d'amore tra il giovane Montecchi e la bella Capuleti in una brillante parodia recitata in vernacolo. A me mi è piaciuto molto fare questo teatro qua, anche se ho avuto un po' di agitazione, ansia, ma questo è normale perché... Sei un'attrice. Perché sono un'attrice. Mia bambina è nuova al mondo, e sono 14 anni. A chi le potresti affidare? E la sera per curare un pane e le faccia cucchia. Pure io ho avuto un po' di ansia perché ho fatto la protagonista principale e mi è piaciuto lo stesso, però a me sono stata molto contenta che ce l'ho fatta. Madonna mia, dove sta? Giulietta! Giulietta! Mi chiama! Camina! Io mi sono divertita perché mi piace fare il laboratorio teatrale con i miei compagni, con gli operatori. Per me Romeo e Giulietta mi ha fatto commuovere perché mi piace la storia, una storia d'amore. Io sono veramente il rock dell'amore, mi piace. Tu uccidi le nostre mani e poi venga pure la morte, devoratrice d'amore. Yam, fa subito! Ecco, congiungo vostri matrimonio in nome del Padre, Fili e Spiriti Santi. Amen! Dio amen! Amen! No, così insieme! Amen! Mi sono divertito moltissimo a fare la parte di Romeo, ci ho voluto un bello duro. E però mi sono ritrovato sulla parte più importante per me. Se si offrono gli strumenti giusti, ha detto la responsabile ANFAS Simona Mutti, le persone con disabilità possono riuscire a fare tutto e regalare grandi emozioni. Questo spettacolo, ha aggiunto, è un vero evento culturale perché i ragazzi non solo recitano in vernacolo, ma divulgano la cultura vera in materia di disabilità. E proprio sul palco del Fenaroli è stato annunciato il progetto, in collaborazione con l'assessorato alla cultura, che vedrà i ragazzi dell'ANFAS diventare sentinelle della cultura. A noi viene data l'occasione per permettere ai ragazzi di esplorare il territorio e farsi conoscere dalle persone nel territorio, perché dovranno comunque instaurare delle relazioni, presentarsi, dire chi sono e cosa fanno. Dall'altro lato abbiamo il comune che può estendere il territorio divulgativo anche al di fuori di quelle che sono le vie centrali, ma anche nelle zone periferiche e nei comuni limitrofi, anche perché adesso si parla di un ente d'ambito unificato e quindi è importante che l'informazione poi si estenda su tutto il territorio.